You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, oggi sono qua per farvi un vlog. È davvero da tantissimo tempo che non vi porto sul mio canale un vlog. Comunque, oggi perché faccio un vlog? Perché andrò al Muser Battle e che sarò lì in veste di giudice per la categoria video. Ragazzi, ho la voce stamattina che ok. Comunque, questo qua è il mio outfit, adesso lo faccio vedere meglio. Ho questa maglia qua con scritto influencer che ho comprato proprio ieri da Bershka. Comunque questo outfit ve l'ho messo anche su 21 Buttons, però la maglia non me la faceva taggare, cioè non la trovavo, quindi non l'ho taggata. Comunque questa qua appunto l'ho presa da Bershka. Questi pantaloni strappati a vita alta, come potete vedere, così, di Pull&Bear, e ci ho fatto un risvoltino, solo uno, perché senza non mi piacciono. E in più le Puma, queste qua di Rihanna con le cuffiocco, bellissime. E come zaino avrò questo qua, che però devo ancora metterci dentro della roba. E sopra, dato che fa un po' freddo, perché guardate, in questi giorni, anche se c'è il sole, è sempre una bella giornata, però vi posso assicurare che c'è un po' di fresco. Comunque mi porto tipo una felpa nera normalissima. Beh, dopo la vedrete. E basta. Non so parlare. È mezzogiorno, infatti ora partiremo. Io dovrò essere lì per le 3. Mangeremo in strada, eccetera. E niente, ci vediamo dopo. Allora, ci siamo appena fermati a mangiare. Grazie. Abbiamo mangiato la pizza, però tipo al taglio, quella quadrata. Vabbè, avete capito. E adesso sono le 2:15. Io per le 3 dovrò essere al centro commerciale. Mi stanno guardando tutti malissimo. E intanto che stiamo mangiando, mia mamma stava guardando il giornale, ha visto che hanno messo qualcosa, c'è un articolo sulla Muser Battle. Adesso vi metto la foto. E adesso stiamo andando a comprare il giornale come ricordo. Allora, sono arrivate qua, c'è Jenny, ciao. Emma, stai vloggando? Francesca, stai vloggando? Oh mio Dio! Questo mondo per me non conosciuto. E adesso siamo qua, che stiamo aspettando, che tra un po' dobbiamo andare là sul palco, intanto stiamo facendo i musicali. E poi basta, e poi ci vedremo dopo. Stanno portando... Siamo in macchina, c'è il sole. E stiamo andando là dove ci sarà... l'evento, tutto, esatto. Al palco. E vi aspettiamo, cioè vi aspettiamo, adesso vedrete tutto. Romagna, ci sei? Coloro che saranno i giudici delle presenzioni, fatemi sentire... E quindi, oggi, qui con noi, Ambro Totti, Michele Perriola, e Rovivero, Di Fulco, eccoli qua. No, però voi fuori lo stato facendo casino, io quando dico casino, voi fate casino. Casino! Perfetto. E ora. Tocca la sezione video. Come giudice della sezione video, io vi devo presentare colei che ha circa 1 milione di fan tra i suoi social, sommando i suoi social, vi tiene compagnia con la sua semplicità e la sua simpatia, e io allora voglio sentire Romagna cadere per Ambra Totti. Ambra, io la prima cosa, io sono rimasto senza parole, saluto. Sono rimasto senza parole quando Ambra mi ha detto la sua età. Quanti anni hai? 13 anni, io gliene davo almeno 4 più, 3 in più sicuri. Ambra, guarda quante persone, che effetto ti fa? Dietro questo telefono e questa telecamera ci siete voi nella cosa di nessuno. Da che cosa nasce
la tua voglia di iniziare questo percorso? C'è stato un giorno nello specifico dove hai detto... Sì, allora io ero in quarta elementare ed ero fissata con Violetta. Allora un giorno ero tipo andata su internet, ho cercato cose di Violetta, mi è venuto fuori questo video, l'ho guardato e gli ho detto no, vabbè, devo iniziare anch'io. Ci ho messo un mesetto a convincere i miei, poi però li ho convinti e ho iniziato. Che cosa, se dovessi pensare al tuo futuro, qual è il tuo sogno nel cassetto? Che cosa vorresti per il tuo futuro? Oddio, allora sicuramente diventare, perché come sapete io sono una ballerina e quindi diventare una ballerina comunque a livelli agonistici, cioè molto alto, e comunque continuare e portare contenuti nuovi sempre sul mio canale, sui miei social e basta. Ma allora, io ho visto la tua maglietta che c'è proprio è come dire, sono notaio, mi scrivo notaio, tu sei influencer, falla vedere, e c'ha la maglietta influencer, che spettacolo. Ma tu riesci ad andare a fare shopping in tranquillità senza che ti seguano? Dipende. Ieri sono andata a fare shopping, perché ho comprato ieri questa maglia e poi ieri era tranquillo, però se becco il giorno dove ci sono tante ragazze è un po' un casino. E quindi per la sezione video Abra Cotti. Allora, sono le 22 e un quarto. Noi abbiamo appena finito di mangiare, ci siamo fermati qua in questo ristorantino che abbiamo trovato per strada intanto che stavamo venendo a casa. E adesso torniamo a Bologna perché non so che ora arriveremo, perché c'è tanto traffico. E quindi speriamo che si sia diminuita la fila, cioè si sia smaltita, non diminuita. Non so come si dica, vabbè, la fila e niente. Io non ho neanche mangiato perché non avevo fame, perché noi appena finito l'evento siamo tornati su dove in pratica ho registrato e basta, e dove appunto c'erano anche gli altri eccetera e c'era da mangiare, quindi avevo mangiato lì e basta. Adesso torniamo a casa. Siamo arrivati a casa da pochissimo, io appoggio tutta la mia roba e Gigio qua, però vabbè. Comunque, adesso vi voglio far vedere un po' le cosine che mi avete portato, ma sono davvero pochissime perché alla fine non sono riuscita a prendere tutte le cose, diciamo, che mi avete portato altro. E infatti mi dispiace perché abbiamo fatto il meet and greet solo con alcune persone che non hanno neanche capito il motivo, cioè solo per chi aveva il braccialetto, vabbè. Comunque, allora, innanzitutto c'è una ragazza che mi ha portato questo, che l'ho già guardato, dove ci sono un po' di mie foto che ha stampato eccetera. Che bello questo, pieno di glitter, da Alexandra Elena, grazie. Questo che è enorme, da Virginia Anita, grazie. Vediamo qua che c'è scritto pensierini. Fantastica, qui c'è questo. Ah, da Anita, grazie Anita. Dopo leggo tutto. E poi ci sono tutti questi che dopo leggo assolutamente tutto. Comunque questo cartellone, poi ci sono altri cartelloni che non so farvi vedere se non dura davvero troppo questo video. Comunque qua, come potete vedere, c'è questa foto. Qui sbirciamo un po'. Da Nicola, Giada e Salvatore, grazie mille. E Gigia si è messa lì sui miei compiti, però... Ok. Oh, guardate l'altra dov'è? Eccola. Vieni qua. Questa qui è la mia preferita, però. Perché sì. No, sei qua. Comunque, prima di finire il vlog, perché comunque adesso vado a letto che sono le 11:20, non è che sia tardi, però sono stanca, vi volevo mettere un po' di musica lì che ho fatto oggi, lì sul palco, un po' nel backstage con gli altri ragazzi, e vi lascio i musica lì. Yeah.
Knock, knock. Who's there? Wiggle. Wiggle who? Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. I just wanna rolly, rolly, rolly with a dapper in. I already got some designer to hold up my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance? Yeah, yeah, yeah. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, ovviamente andatemi a seguire su tutti quanti i miei social e niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!